pratiquement 11 heures et on commence à ouvrir. Nelle periferie francesi l'emergenza economica dovuta al coronavirus prende la forma di una fila, in fila, per mangiare. Mangerei dei sassi, di sicuro, sono indebitata fino ai denti, posso pagare solo l'affitto. Siamo a Saint-Saint-Denis, uno dei sobborghi parigini più poveri di Francia, con il più alto tasso di disoccupazione. Covid-19 ha esacerbato le differenze evidenziate negli anni da politiche sballate e il peggio, per molti, deve ancora arrivare. Questa crisi durerà, sappiamo benissimo che non si fermerà l'11 maggio. È chiaro, il governo sta annunciando una crisi economica senza precedenti dopo quella di salute pubblica e le prime persone ad essere toccate, come in ogni crisi, sono le persone in aree come la nostra, in periferia. Chi viveva sotto la soglia di povertà contava sulle prestazioni del governo per dare da mangiare ai propri figli, ma il blocco ha portato alla chiusura di un gran numero di programmi sociali e scolastici. La nuova grande livella, così era chiamato Covid-19 all'inizio, oggi però è evidente che la crisi sanitaria tocca i diversi strati della società in modo diverso e per i milioni di francesi che vivono ai margini delle grandi realtà, la crisi ha reso una realtà già difficile, insostenibile. A Saint-Saint-Denis il tasso di mortalità a marzo è arrivato a 62%, il più alto in Francia. Se pensi alla pulizia dei luoghi pubblici, ai trasporti, alla logistica, alle persone che lavorano nei supermercati, questi sono i lavori essenziali. E qui c'è la contraddizione, perché sono essenziali eppure sono pagati male e possono a stento vivere del proprio salario. Una crisi è sempre un'opportunità di cambiamento per i sobborghi francesi. Ciò potrebbe significare un punto di svolta per ridare valore e giusto riconoscimento a chi veramente lo merita.